Ciao Tarik, benvenuti a un'altra puntata di Alone in the Bug, come siamo soliti chiamarlo adesso. Eravamo rimasti qui nel giardino, che andiamo a recuperare queste scorte. Ok. Allora, il cancello laggiù mi pare che fosse chiuso, quindi è inutile andarci. Ad aprire il cancello. Adesso dobbiamo un po' correre. Sì, questa è la parte in cui conviene darsela alle gambe. Qui c'è uno di quei cani morti. Dovreste riuscire a dribblarli abbastanza agevolmente. No, mi sono sbagliato. A volte riescono a incastrare. Riesco a distrarre. Bene. Ah, già, sì. Ricaricare un paio di volte perché ho scoperto un altro bug più avanti al cerchio di pietra. In pratica potrebbe bloccarsi l'immagine mentre state per mangiare una delle ultime pietre. Non riuscivo a giocare, insomma, quindi ho dovuto ricaricare. Speriamo che adesso non si ripresenti. Comunque dovrebbe esserci una soluzione abbastanza semplice. Tra poco vi faccio vedere. Qui intanto non dovrebbe esserci più nessun nemico, sì, infatti. Ottimo. Andiamo qui. Questo angolo è chiuso con un cappello a combinazione. Sì, qui c'è la piastra da guardare. Ah, già. Ok. Quindi sono una luna a destra, una a sinistra. Una stella, una cometa. Destra, sinistra, stella, una cometa. O quello che è, insomma. Cos'è? Ah, già. Scritto, non penso cosa, la torcia di cassa. Qui potete prendere la pistola. Mi trovo al forte. Qui c'è una sorta di planetario. È incredibile, i Morton si interessavano veramente a tutto. Sì, con un obiettivo in mente. Lo ha costruito Jeremy Morton. Ha qualcosa a che fare con il rituale indiano. Qui c'è qualcosa che assomiglia a un pannello di controllo. Prova a raggiungerlo. Aline, devo ammettere che ti stai comportando incredibilmente bene. Bene. Iniziate a puntare qui l'arma perché... Mi sa che sono finito, ma per sicurezza prendo il fucile. Ultime parole famose. Bene.
C'è un salvataggio qui. Sempre meglio. Sì. Sovrascrivo perché prima avevo fatto un salvataggio, ma era giusto per provare qualche combinazione lì per risolvere il bug che ora vedrete. Qui cosa c'è? Che succede? Bene. Buona sapersi. Vabbè, tanto non avevamo lasciato niente nella villa. Qui. Ok, altro bug, il medaglione è buggato. Via. Sarà il tizio che è appeso lì al cancello. Questo sembra il posto da registrazione dell'incantesimo. Queste stele sembrano posizionate lungo i punti cardinali. Se solo volessi scoprire esattamente dove mi trovo, sono certo che lì mi potrebbe aiutare. Sono in grado di trovare la stella a nord, questo riuscirò a rientrare. Beh, a riguardo di logica questa dovrebbe essere quella a nord, no? Alin? Sì? Ho raggiunto il cerchio di pietre. Sono stele degli Abkhanis. Il posto è questo. Sono certo che è qui che devo eseguire il rituale. L'unica cosa che mi manca è la direzione. Permettimi di aiutarti. Vai alla stele a nord e chiamami se ci trovi sopra una qualche incisione. Questa è quella nord. Mi trovo presso la stele a nord e vedo un'incisione, un solo segno. Ok, proprio ciò che mi serviva. Potresti essere più chiara? Prima devo esserne certa. Vai verso la stele di sud-est e richiamami. Sud-est. Alin, su questa stele non ci sono segni. Ok. Stele a ovest. Stele a ovest, da questa parte. Ma dobbiamo andare avanti ancora per molto. Vuoi provare il tuo rituale oppure no? Sono qui per questo. Stele a ovest, tre segni. Bene. Lascia che ti spieghi. Penso che ognuno dei segni corrisponda a un numero. Sono di fronte al pannello di controllo. La mia idea è di vedere cosa succede inserendo i numeri nel planetario. Dovrei ottenere una direzione. Ehi, mi fido di te. Quindi vai alla stella a sud-ovest. Ok. Sud-ovest. Stele a sud-ovest, un segno. Quasi ci siamo. Stele a est. Ok. Qui si presenterà quel bug di cui vi parlavo. Rimarrà bloccata l'immagine qui. Chiamate. Sono vicino alla stele a est. Due segni. Inizio a non trovarlo più divertente. Fai un po' di moto, ci siamo quasi. Stele a nord-est. Quale stele hai detto? La stele a nord-est. Grazie. In teoria dovremmo. Ecco, per fortuna ci siamo riusciti. Dovrete camminare un po' in alto a sinistra per andare verso la stella a nord-est. Nulla sulla stella a nord-est. Ok, e adesso di nuovo alla stella a sud-est. Cosa? Spero che tu non mi stia prendendo in giro. No, se non vuoi più aiutarmi. Ok, non fare la permalosa adesso. Stella a sud-est, niente, naturalmente. Resisti, Carmi. Ancora la stele a sud-ovest e ho finito. Stele a sud-ovest, un segno. Ok, come promesso ho finito. Carby, non mi crederai mai. Ma lo sai che credo a tutto ciò che dici. Se non ho fatto errori, quel cerchio di pietre ci ha appena dato la data di oggi. Oh, ciò significa... Che stanotte è la notte in cui la porta... verrà aperta. Carby, non mi sento molto bene. Non è ancora il momento di mollare. Ho bisogno della direzione. Aspetta, sto inserendo la data nel pannello di controllo. È incredibile. Ok, i pianeti si stanno allineando. In che direzione puntano? Beh, verso est, credo. Sì, sì, è così. Verso est. Grazie. Carmi, non pensi che abbiamo perso il controllo? Non ne ho idea.
Tutto ciò che so è che voglio uscirne vivo. E hai la mia parola che ce la faremo. Io non voglio più bug. Mi piacerebbe poterti credere. Poi che ne esco vivo o meno. Qui? Sì. Ah, noi avevamo il dittafono. Che era... nei documenti? Sì. Oh, Gulai, hai por Arniskorn. Il cerchio di pietre nella brughiera mi ha sempre affascinato. Non si Quando può abbandonare. Le chiedevo la spiegazione a Edensho, le sue risposte erano sempre vaghe. Ora penso che sia una sorta di calendario dei rituali usato per determinare alcuni eventi astronomici. Ho cominciato a costruire un planetario che verrà utilizzato assieme al cerchio di pietre. Tutto ciò sembra connesso alla porta, alla sua apertura e al rituale delle sette statuette. Edensho ne fu molto sorpreso. Sembra che non li immaginasse collegati. Perciò l'ho convinto a celebrare il rituale dei suoi antenati. Conosco la sua debolezza e come utilizzarla. Voleva convincermi dei suoi poteri di stregone. Agiva anche per orgoglio. L'ho registrato mentre pronunciava le sacre parole della sua tribù. Era in piedi di fronte a una stele e la direzione nella quale pronunciava l'incantesimo sembrava una parte importante del rituale. Ma nulla accadde. Non è ancora giunto il momento, mi disse, giustificandosi. Yeah. No, è finito da qui. Oh, Gulai. Haipor. Arniskorn. Oh, Gulai, Haipor, Arniskorn. Ma che fa? Ho bisogno di fare... Preso una stella di pietra, stella del Capcans, stella raffigurante un toro. Viene. Chiamiamo Alin, magari fa partirci qualcosa. No, non mi fa chiamare Alin. Bene, direi che possiamo concludere questa puntata qui. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.